Paesaggi di gusto, amici cari, ancora con voi, 52esima edizione del Vinitaly di Verona, il grande salone internazionale dedicato ai vini e ai distillati, ma non solo, olio d'oliva extravergine di qualità, le tecnologie, il food, la birra, insomma una grande kermesse che offre il meglio della produzione appunto nazionale e non solo. Beh, noi ci siamo con le nostre telecamere, avremo più appuntamenti, vi invito a seguirci su Gusto Channel, sull'invitato speciale. In televisione porteremo nelle vostre case produttori, prodotti, ma soprattutto tanti, tanti amici. E allora rimanete con noi per il primo speciale dal Vinitaly 2018. Francia Corta, bollicine Francia Cortine, bollicine Villa, Paolo Pizziolo. Ciao Paolo, ciao, ti stringo la mano perché ritrovarti è sempre un piacere. Beh, il Vinitaly serve anche per questo, no? Per ritrovarsi. Soprattutto il Vinitaly è un momento in cui si incontrano i clienti, gli agenti, si fanno assaggiare i prodotti delle nuove annate. Ormai più che fare un lavoro commerciale diventa proprio un lavoro di pubblica relazione. È un grande party. Sì, è una grande festa, un grande momento proprio di incontro che poi si prolunga in azienda, per cui 4 giorni di festa. Però senti, noi purtroppo abbiamo già qualche anno sulla pelle, non abbiamo poche edizioni del Vinitaly, ne abbiamo già vissute tante. Come si è evoluto questo evento? Beh, è cresciuto sicuramente tantissimo, è diventato un momento aspettato in Italia, è effettivamente l'unico grande evento del mondo del vino e forse è ancora molto italiano, ecco, a differenza di altre fiere che facciamo all'estero più internazionali, questa è veramente la festa del vino italiano. Un altro amico al mio fianco, Ernesto Balbinotta, azienda Le Manzane, perciò parliamo di grandi vini del territorio trevigiano, parliamo di Prosecco, di quelle meravigliose colline. A distanza di un anno, dal Vinitaly scorso, ci ritroviamo qui a Verona perché c'è una novità in casa Le Manzane. Certo, c'è una novità in casa Le Manzane, buongiorno a tutti, stiamo tutti bene se ci ritroviamo. Sì, quest'anno presentiamo una novità. Il 2010 nella versione Brut. Noi nel lontano 2010 abbiamo voluto creare uno spumante particolare per ricordare la nascita della DOCG. Intanto Pietro Marcellino, se dalla regia hai voglia, mi mandi delle belle immagini dell'azienda di Ernesto, grazie. Vai. E abbiamo creato uno spumante a suo tempo, appunto 2010, perché era il primo anno di vendita della DOCG nella versione extra dry, che era quella che andava un po' di più in Italia. Abbiamo deciso con un'altra parte di vigneto di ridurre un po' quelle che sono le attività di vigneto per avere un'uva leggermente con un contenuto più complesso, aromatico più complesso. Abbiamo creato il 2010 Brut, che più o meno come tecnologia usa la stessa del 2010, per cui lunga sosta sui lieviti di fermentazione primaria e sosta anche sui lieviti di rifermentazione secondaria. L'abbiamo presentato al ProVine in anteprima, non messo in vendita, il debutto ufficiale è al Vinitaly 2018. Amici cari, il Vinitaly è sempre una grande occasione anche per presentare le novità, per presentare le ricerche, per presentare l'evoluzione delle cantine per certi versi. Gianni Tessari, oggi un momento dedicato agli colleghi della stampa, ma sì, non solo a noi, chiaramente al pubblico del Vinitaly, perché abbiamo presentato un qualche cosa di diverso. Sì. Partiamo con un attimo di anticipo, uve Solaris. Un minuto, dimmi che cosa sono. Allora, sono uve che sono state selezionate dalle università tedesche nella fine degli anni 70 circa, che hanno come caratteristica una cosa molto interessante per noi produttori, che è quella di essere naturalmente resistenti alle principali malattie della vite, quindi peronospora e euidio. Certo.
quindi non necessitano di trattamenti antiparassitari, e questo direi che sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista salutistico e anche di rispetto per l'ambiente, sia una cosa molto interessante. E sono state autorizzate dall'impianto e la vinificazione dalla Regione Veneto nel 2013, quindi recentemente, e noi credo che siamo stati una delle prime aziende che ha approfittato di questa autorizzazione per provare, sperimentare e vedere cosa ne viene fuori, insomma. Tutto questo lo ritroviamo però in una bottiglia che oggi abbiamo aperto e degustato. Esatto, allora oggi col vinile 2018 abbiamo approfittato per aprire la prima bottiglia di questa produzione, che è stata la prima vendemmia, quindi 2017, è stata l'occasione per confrontarsi inizialmente col consumatore, con la stampa, con gli addetti al settore, per vedere l'effetto che fa, come si dice, perché noi facciamo delle proposte, io faccio delle scelte, propongo dei vini, poi bisogna valutare il risultato finale.